non so se siete come me, ma quando vi trovate di fronte ad un'ampia scelta, va a finire che vi perdete. Quindi o comprate tutto, o comprate niente, o usate, o vi fissate solo sulle stesse cose, però avete tanto e di quel tanto magari vi dimenticate. Ecco, allora, io penso che sia il caso che io, rifaccia un nuovo video make-up nel cassetto. Per chi non sa di cosa io stia parlando, basta andare sul mio canale e vedere un po', questo mood che avevo intrapreso, penso parecchi anni fa, penso 6-7 anni fa, vado così a naso, in cui ogni tot, andavo a pescare dei ruderi. Dei pezzi di make-up dimenticati nel mio cassetto con la volontà di mettermi d'impegno, di terminarli e comunque di utilizzarli, no? E credo che sia arrivato quindi anziché andare a comprare make-up nuovo, rossetti nuovi, ombretti nuovi, palette nuove, eccetera, eccetera, specialmente in un periodo a rischio come settembre, perché adesso sono uscite tutte le nuove collezioni, quindi siamo tentatissime. Io vi faccio vedere cosa sto facendo in questo momento, quindi poi se volete farlo anche voi per approfittare, per spendere quei 5, 10, 50, 100, 200 euro in meno, siete liberi di farlo, altrimenti vi faccio semplicemente vedere che cosa, come mi sono mossa io. Rimane sempre fisso il mio beauty, ho fatto un video, magari ve lo lascio qua, col make-up essenziale, quindi matite le sopracciglia, pezzi unici che comunque io compro, finisco, ricompro, compro, finisco e ricompro, quindi un pezzo per, o comunque due pezzi per, non di più. Qui dentro ci sono i pezzi dimenticati in fondo al cassetto, lasciati lì o perché sono campioncini che boh, l'ho usato una volta, non mi ha detto niente, quindi l'ho lasciato lì. Oppure un mascara che l'ho preso in mini size per testarlo e meno male non mi è piaciuto e l'ho lasciato lì. Oppure blush che mi piacciono un sacco, ma mi dimentico di avere perché io poi vado in fissa per velocità, per comodità. Mi metto un blush che sta bene con tutto qua e degli altri io me ne dimentico. Quindi ho deciso, mi sono costruita, anche per quanto riguarda i rossetti, sono costruita questa pochette dalla quale io pescherò tutte le cose colorate, ossia, dai che io mi devo sempre appoggiare alla scrivania. Le cose colorate cosa possono essere? Quindi rossetto, blush, ombretti. Mi sono messa anche un paio di mascara che vorrei finire. Vi faccio vedere. Se poi volete fare anche voi, vi do là. Allora, pesco a caso perché non me li sono messi in ordine. Ho trovato in fondo al mio cassetto una palette praticamente intonsa ed è una palette di Sephora presa in saldo. Mi ricordo ancora che era inverno, erano i saldi invernali, saranno stati 5 anni fa. Mystic Aura di Sephora che ha questi colori, praticamente usata pochissimo. Io ho scelto oggi di non utilizzare la ring light perché secondo me con la luce naturale si vedono meglio. È difficile da utilizzare per quello che mi riguarda e quindi poco utilizzata. Male, male Gabriele, allora sai che c'è, te la prendi, te la metti nella pochette make-up nel cassetto e un modo lo troverai. Se sai che puoi usare solo lei, vedrai che lo trovi. Oggi voilà, è già scattato il primo trucco con l'aiuto della seconda, no scusate, palette, anche questa presa in saldo, mai utilizzata pochissimo. Ed eccola qua, ed è la palette di Kiko della linea Dolce Viva Eyeshadow Palette. Quindi una con i colori caldi e una con i colori freddi. Qua ho di che divertirmi. Queste due palette, col fatto che la Natasha Denona de qua, la Huda Beauty de là, e alla fine sì, ma queste quando le usiamo? Quindi a questo punto mi sono detta, mettile in questa pochette e trova il modo. Ecco. Poi cipria, visto che mi è venuto fuori, mi sto mangiando i capelli. Gli avevo detto, ma io probabilmente non ho neanche una cifra. Una cifra, sì, una cifra. E sì che ce l'avevo. E l'avevo anche parecchio utilizzata. Poi basta, dimenticata, poi probabilmente è arrivato il caldo. No, probabilmente è arrivato il lockdown, non sono più uscita, non uscivo pochissimo. Poi lo smart working, non avevo necessità della cipria. Adesso che inizio un po' a uscire, sai che c'è? Ti riporti in auge questa cipria della Cosmify, collaborazione con Eric Chioma, ed io avevo acquistato la Elizabeth, l'avevo anche utilizzato un bel po'.
Perché questa deve star lì nel cassetto a fare numero? Tutte queste cose che rimangono lì, che magari ti piacciono o non ti piacciono, ma magari soprattutto ti piacciono, ma sono persi nel mucchio, nel numero, delle quali poi tu te ne dimentichi. Prendile in mano e ricominci a utilizzarle e magari, no, c'è anche la speranza di finirle. Tra l'altro non era neanche una brutta cipria questa, non mi dispiaceva. Non vi faccio una recensione, ma anche perché di questi tre prodotti è tanto, cioè questi tre prodotti sono, è tantissimo tempo che io non li utilizzo, quindi non so darvi neanche un, guardate cosa ho trovato poi, un blush di Chanel regalatomi nel Natale, anche questo avrà 6 anni, non puzza, è ancora, sa ancora di camelia, il tipico profumo dei cosmetici Chanel, ed è vediamo se vedo, è un blush in crema, il blush numero 21 della linea Le Beige, anche questo abbastanza utilizzato, vedete? L'avevo utilizzato ed è un bel rosino corallo. Questo mi piace, è una sorta di cream to powder, costa, sono andata a vedere il prezzo, uno sproposito, tipo 50 euro blush di Chanel, insomma, per l'amor di Dio, sono anni che ce l'ho, si mantiene benissimo, ha una buona durata, si stende bene, però si stende bene anche a un low cost per quello che mi riguarda, quindi non è che devo per forza andare a comprare un blush Chanel. Però ce l'abbiamo, abbiamo avuto la fortuna di riceverlo in regalo, utilizziamolo. Quindi come blush utilizzerò lui. Oggi invece ho messo, perché io ho già iniziato concretamente questa mia fase, quindi io già da oggi mi sono truccata con questi colori che vedrete nella pochette. Poi anche questo blush di Kiko, l'Unlimited Blush numero 11, mi state scrivendo voi su Instagram, per quello che sto guardando così. Invece qua andiamo su un colore, un violetto, come definirlo questo? Un malva iridescente, adesso forse con... non si vede un cacchio, come faccio a farvelo vedere? Eccolo qua. Magari sono tutti e due sul rosato. Ecco, questo è un malva un po' più satinato, un malva che sul tono che ho in questi giorni, in questo periodo, potrebbe essere tipo anche, no, non dico un illuminante perché nessuno utilizza magari un illuminante di questo colore, ma un po' più evanescenti, questo è un po' più, questo è matte. Vabbè, ragioniamo così, questo è shine, mentre questo è matte, quindi ce li abbiamo. Questi hai e questi devi utilizzare, anche perché sennò io inizio già a fuoriuscire dai ranghi. Poi vediamo un po', mascara, allora ho questo campioncino di un mascara di Chanel, Le Volume, regalatomi da Sephora, uno degli ultimi acquisti che ho fatto, sarà 6 mesi fa, provato una volta e poi lasciato là, finiscilo, cioè portalo avanti, è un peccato, io oggi l'ho utilizzato, mi farò quei 4, 5, 10, chi lo sa, utilizzi e poi basta, perché deve rimanere là a fare confusione nel cassetto. Altro mascara, questo mi è stato antipatico da subito, questo è il The Real Magnet o Magnet di Benefit, questo, ed è una mini size, questo mi è stato antipatico perché è stato il risultato di una vendita della consulente beauty di Benefit, alla quale gli ho chiesto un mascara waterproof e lei mi ha proposto questo non è un mascara waterproof, lei ha detto beh, ma se è un mascara anti-umidità sarà anche waterproof, non mi sono fidata. Ho acquistato la mini taglia e ho fatto bene perché non è un mascara waterproof, quindi Trangable è finito nel cassetto, invece lo posso utilizzare con il top coat di Clarin che poi lo rende impermeabile, quindi sono sempre soldi spesi, quindi te lo finisci con l'utilizzo dell'altro prodotto che hai scoperto che te lo rende impermeabile, che è impermeabile, waterproof e basta. Poi vediamo un po', qua vedo che passiamo alle labbra. Allora, Dior, questo è un acquisto, anche questo qui, di 5-6 anni fa, ma forse no, 5 anni fa. Questo è un Dior ed è preso in super 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 sconto, un Dior Addict, uno Stellar Shine 2,60, che ha un colore che è, questo proprio un prodotto che non mi piace. Preso un acquisto al buio, non provato, preso perché è in super offerta e mi sta malissimo. Malissimo, è una sorta di lucido, troppo freddo per il colore delle mie labbra e soprattutto lascia dei brillocchi, dei brillantini di pessimo gusto sulle labbra. Pure per stare, non posso neanche dire, lo metto in casa per idratarmi le labbra, perché questo prodotto secca le labbra, almeno a me, in una maniera indecente.
magari come finish sopra un altro rossetto, posso trovare il modo di utilizzarlo, però voglio dire, siamo qua, comunque un po' l'ho utilizzato, certo, e voglia ora di finirlo, ora che lo finisco, ce ne passerà di tempo, ma almeno portalo avanti prima che scada, che puzzi. Poi un altro prodotto, un'altra mini size trovata probabilmente in un cofanetto, non mi ricordo che cosa, forse con la palette di Huda Beauty. Questo è Liquid Matte di Huda Beauty e la colorazione è il Trendsetter ed è un lipstick matte liquido. Ed è un occhio, che questo è Ocio, questo è molto liquido. L'ho tramattina, ho fatto così e si è versato sulla scrivania. Qua cambiamo colore, qui andiamo su un nude, un nocciola, che sulle mie labbra è appena giusto. Anche qui non l'ho utilizzato perché mi è andato in antipatia. Io sentivo dire che questo prodotto era un lip stain eccezionale, comunque aveva un'ottima durata, che non andava via, che resisteva a pranzi, cene, invece su di me se ne va. E quindi ho detto, era già incluso nel costo della palette, quindi non è che l'abbia acquistato, era in omaggio. Però ho detto, vabbè, ma su di me non è così. E quindi ho detto, io di una cosa che non regge a un bicchiere d'acqua non me ne faccio niente. E invece, adesso te lo porti avanti. Perlomeno provaci. Il colore non mi dispiace in realtà. Magari chi lo sa, trovo una matita, mettendo sotto un'altra base, magari riesco a dargli una durata, no, migliore. Quanti rossetti? Cioè, io praticamente ho puntato tutto sui rossetti. Vabbè, ma quando hai due palette con cui giocare, poi no. Rossetto e matita. Allora, questo è un rossetto di Kiko, il Velvet Passion numero 316, credo, sì, ed è questo qui. Eccolo qui. E ci abbinerò questa matita, che siamo anche già a buon punto, che è la 304. Io so che mi sporcherò. Che è questa qui, che in video sembrano due cose completamente diverse, però qua la luce del sole invece no. Lì sembra molto più scura la matita rispetto al rossetto, ma dal vivo no. Anche perché mi sono messa a fare le prove. E anche lì, voglio dire, vogliamo un effetto più definito. Ma non ho la matita. Cerca tra le matite, vedrai che provi, mixi, fai e vedi che c'è qualcosa che ti torna. Poi, questo l'ho indossato oggi. Io amo questi prodotti di Kiko qua, non ne sento mai parlare, però voglio dire, a me regge. Io sono da stamattina in giro così, ho anche mangiato e c'è. Cioè, boh, sarà meno fashion di tanti altri, però dura. Ed è la 104 di Kiko. Il liquido non lo utilizzo quasi mai, utilizzo lei. Facciamoci anche questo swatch. Ed è questa qua, più sul rosso. Così vediamo anche la palette colori che abbiamo scelto per questo periodo. Non so quanto durerà questo mio, cioè non il video, ma per quanto utilizzerò questa pochette. Ma insomma, almeno 3 settimane, vogliamo dirci così, di portare avanti? Un mese? Cerchiamo di dargli una continuità. Io non è che sono incavolata con voi, sono incavolata con me. Cerca, impegnati. Poi, questo è un mini di MAC, anche questo regalatomi, ed è il Madonna, ma sapete che io inizio a vederci da vicino? Diva. Questo l'ho riscoperto a Zante perché me lo sono portato via e mi piace un sacco. Di questo non credo di avere una matita, cioè non ho una matita per accompagnarlo, poco importa, te lo metti lo stesso, ma forse se cerco bene la matita anche la trovo. Se esco dalla mia. Vedete questo quanto è iridescente? Questo è quello di Dior. Ok, e quindi questa è la palette colori per quanto riguarda le labbra. Basta, video molto probabilmente inutile. Qui non ci sono cose nuove, non è un haul. È semplicemente un mio voler condividere come mi muoverò dal punto di vista make-up nelle prossime settimane. Tutto qui. Se volete, fatelo anche voi. Se non avete bisogno di farlo, tanto meglio, i miei complimenti. Se siete messi ancora peggio di me, è il caso di iniziare anche subito. E basta, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!